Sono passati 80 anni dalla Notte dei Cristalli, la data simbolo della persecuzione nazista degli ebrei. Ma in Italia è un'altra la data rimasta impressa nella memoria. 16 ottobre 1943, il sabato nero della comunità ebraica di Roma. Dopo 5 anni da quella notte terribile, infatti, la Notte dei Cristalli, Roma viene occupata dai tedeschi. Sono le 5:30 del mattino, la Gestapo rastrella più di 1000 ebrei per portarli ad Auschwitz. Da lì ritorneranno solo 16 persone. L'ultimo sopravvissuto, Lello Di Segni, è morto da pochi giorni, poco prima di compiere 92 anni. Ero qui personalmente, ho visto deportare mia sorella, anzi chiaramente mia sorella, mio cognato e i miei due bambini. Secondo lei c'è il pericolo che oggi qualcosa del genere si ripeta? Ma non lo so, oggi abbiamo lo Stato di Israele che ci potrebbe difenderci. Anche se lei dice il pericolo non riguarda più gli ebrei, ma può riguardare qualcun altro, non so, gli immigrati, i neri, i rom? Ma no, non è da loro, come noi mischiamo poi l'ebraismo con i rom, cioè non ci dovete identificare a loro. La comunità ebraica romana è molto attiva nel mantenere la memoria della Shoah, con proiezioni, libri, convegni, un modo per non dimenticare e per imparare dalla lezione del passato. Secondo lei il clima politico di oggi è avvelenato al punto tale da poter parlare di razzismo o di persecuzione verso certe categorie? Il rischio esiste sempre perché nell'essere umano è storicamente certificato e quindi in momenti di crisi che non sono quelli tanto le crisi di carattere solo economico, ma proprio sono le crisi di carattere valoriale che sono forse la causa prima delle crisi economiche. Evidentemente questo fenomeno si aggrava e quindi i rischi aumentano in modo esponenziale. Bisogna soltanto capire che di volta in volta si individua il nemico diverso da offendere, da combattere, contro il quale scagliarsi. Noi siamo il diverso per eccellenza e per questo siamo stati vittime di quest'odio nel passato, alle volte anche nel presente. E poi bisogna contrastarlo chiunque colpisca, se colpisce un rom, se colpisce un omosessuale, un disabile, come oltretutto è già stato, o se diventa motivo per perseguitare per la sua differenza qualcun altro.